Amici trader, buongiorno. Oggi siamo il 21 di febbraio, mercoledì, sono le ore 7:30, vuol dire le mezzanotte 30 da voi in Italia. Ieri giornata a per dire pazzesca. Abbiamo visto un crollo dell'euro dollaro, un euro GBP pound andato veramente giù di 150 pip. Abbiamo visto anche la sterlina ripartire a rialzo per poi scendere. Il petrolio anche lui è sceso e gli indici sono stati, possiamo dire, in una fase laterale. Oggi sarà una giornata veramente, vi farò vedere il calendario, veramente da stare attenti perché oggi ci sono dei dati veramente importanti. Mi raccomando, domani aprite le posizioni, però state attenti, ragionate, fate bene la vostra analisi perché c'è da veramente da ballare. Ma andiamo a vedere prima di tutto il nostro disclaimer, il presente gruppo Forex per tutti, esclusione di affinità didattiche, non deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento o come associazione a raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a potenziali performance future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici, chiunque la svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore pertanto ne esonera il gruppo nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità comunque connesso derivante dal presente gruppo. Io sono Fabio Ruscoli, l'amministratore del gruppo. Andiamo a vedere il calendario come vi ho detto prima. Allora, partiamo. Eccolo qua. Allora, adesso alla 1.30 c'è questi dati sull'Australian dollaro che potrebbero far muovere il cross, ma soprattutto guardate qui, abbiamo la giornata inizierà, eccolo qui, alle 9.30, indice del direttore degli acquisti del settore manufatturiero che è negativa confronto al precedente dato, questa è il forecast, la previsione, se dovesse essere così ci potrebbe essere una caduta, deprezzamento dell'euro. Poi abbiamo attenzione a questo dato, l'indice dei salari medi che qui rimane uguale, questo se dovrebbe confermarsi così si potrebbe vedere un apprezzamento della sterlina. Poi abbiamo nel pomeriggio dei dati importanti, abbiamo il discorso attenzione del governatore Carney, abbiamo questo un altro dato attenzione perché oggi sulla sterlina ci sarà forse da ballare, udienza report sull'inflazione e poi alle 16 le vendite delle abitazioni esistenti che è negativo e poi chiaramente termineremo la serata con le vendite di abitazioni esistenti e il verbale della riunione del FOM. Attenzione a questo dato che potrebbe far muovere molto la Cross. Partiamo euro-dollaro. Allora, euro-dollaro sul daily. Vedete che sul daily io avevo previsto nel weekly, non ho voluto dare il segnale su un short, lo volevo prenderlo sul rialzo, però vedete che ieri ha chiuso il G3. Vedete, nel senso non è che l'ha chiuso, siamo alla 24esima candela, potrebbe essere un G3 ribassista, vedete che sta per girare, potrebbe arrivare qui su dove c'è la 48 verso gli 1.21, però vedete che se andiamo nell'orario, vedete che sta girando anche la 4 giorni, sta per girare la 8 giorni, siamo adesso in una fase laterale. Qui vedete che la vado a mettervela, sicuramente attualmente sull'intraday suggerisco di non entrare long ma anzi di stare short, potrebbe esserci un segnale se rompe questo minimo qua, potrebbe andare a prendere gli 1.23, questa linea verde qua, 1.22.951, stiamo a vedere, o 1.22.759. Darò il segnale, manderò un posto se darò il segnale sull'euro dollaro. La sterlina GBPUSD, la sterlina, vedete che la sterlina rimane a rialzo, fa chiuso con questa doji, potrebbe essere anche una pin bar. Andiamo a vedere GBPUSD, vedete che GBP sembra voler girare al rialzo. Per il momento qui segnale, si potrebbe andare solo long se dovesse rompere questa resistenza, però
al momento meglio aspettare le prossime ore. Poi andiamo a vedere USD/GBP, lo yen, che io sono dentro in profitto, e vedete che ieri ha fatto questo bellissimo candelone. Poi io prevedo che potrebbe arrivare qua ai 108,057. Staremo a vedere se così è, anche se il trend, siamo ancora in G4, è short. E se andiamo a vederlo sui cicli inferiori, vedete che rimane ancora al rialzo dopo aver stato questa parte laterale. E al momento vedete che sta girando anche la 4 giorni qui, per il momento potrà entrare sicuramente se rompe qua ancora long. Poi andiamo a vedere il USD CAD, che sono entrato ieri su questo cross anche in long. Vedete che US CAD sta girando al rialzo, potrebbe andare a se rompere questo supporto, questa resistenza, scusate. Potrebbe andare a prendere 1,27-1,27-500, e se vedete che USD CAD, vedete che anche lui al rialzo, guardate che bel rialzo che ha fatto dopo aver, vedete che qua è un G1, un G2, qui siamo adesso alla, vi dico subito se non ho sbagliato, perdonatemi, vediamo quante sono le candele, siamo alla 26ª candela. Qui suggerisco che se dovesse rompere questo, si potrebbe rientrare long. Poi andiamo a vedere adesso il AUD USD. AUD USD, vedete che al momento siamo in G2, sembra girare per andare short, siamo alla 8ª candela. Qui potrebbe oggi continuare la sua discesa e staremo a vedere. Se andiamo a vederlo sui cicli maggiori, inferiori, AUD USD, vedete che rimane short, vedete che il trend, qui vado a togliere questo, qui siamo su, vado a spostare supporto, lo vado a mettere qui, qualora dovesse rompere questo 78.690, potrebbe continuare la sua discesa. Poi andiamo a vedere NZD USD. NZD USD, vedete che anche qui siamo in un G3 attualmente. Vediamo, siamo alla nona candela. Qui sta per girare. Qui per il momento suggerisco, non do nessun segnale perché non ci sono le condizioni per entrare. Meglio aspettare le prossime ore. Poi andiamo a vedere, scusate, il gold. Ieri gold grande discesa, guardatelo, siamo nel G2 che vado a spostare. Siamo qui adesso alla, vi dico subito, 8ª candela. Qui potrebbe andare a finire a 1320. Qui suggerisco al momento di aspettare perché qui potrebbe girare, anche se il 2 giorni resta a rialzo, 4 giorni. Meglio aspettare prima di entrare a mercato. Se lo andiamo a vedere sui cicli inferiori, il gold, vedete che ieri ha rotto questo supporto, adesso lo metto qui, qui potrebbe continuare per il momento al ribasso, perché vedete che sta girando anche da 4 giorni, se dovesse rompere i 1328 potrebbe andare a 1320, vedete che lo vado a mettere qua, a questo supporto. Staremo a vedere cosa succede. Poi andiamo a vedere abbiamo detto il gold, poi adesso andiamo a vedere US30, US30 che ancora rimane short sui cicli maggiori, e se andiamo a vedere US30 vedete che siamo in una fase, possiamo dire, siamo in un G3 ribassista, qui vedete che siamo in una fase laterale, eccola qua. Mettiamola così, qui aspettiamo che giri anche la 4, non si dà nessun segnale. Questa forte resistenza dinamica per me è molto importante. Poi andiamo a vedere il DAX. DAX ieri, vedete che è ancora in una fase laterale. Se dovesse rompere questo, siamo in un G2. Se dovesse rompere questa resistenza, potrebbe ripartire al rialzo. Vedete che
andiamo a farlo così, sono 41 candele, vediamo che qui, eccolo qua, siamo 34 candele qua, vuol dire che questo è il nostro, scusate, G3. Solo un istante, perdonatemi. Questo è il G3, vuol dire che se rompe i 12.505 il DAX potrebbe partire al rialzo. Vedete, G3. Ok, poi andiamo a vedere oggi, adesso il petrolio CL1, eccolo qui. Vedete che il petrolio rimane ancora short sui cicli maggiori e se andiamo a vedere CL1, vedete che io ieri avevo detto che se doveva rompere e l'ha rotto, questo poteva andare long, invece vedete che è andato long, sì, però dopo è ritornato al ribasso e vedete che andato qua, esatto, io non sono entrato, se ha fatto veramente qualche cosa di eccezionale, è tornato al ribasso, anche se qua rimane ancora long. Poi per finire andiamo a vedere Audi NZD, vedete che Audi NZD rimane piatta qui al rialzo, qui non facciamo niente e suggerisco di stare flat. Come avete visto, giornata molto importante. Attenzione, mi raccomando, riposatevi bene, siate in forma perché domani bisogna fare profitto, bisogna entrare con intelligenza. Io vi auguro ancora a tutti buonanotte, a domani e riposatevi e positivi. Ciao.